Ok, dovremmo esserci, fateci sapere in chat. Comunque, buonasera a tutti. Siamo Don Quixote e il grande Già. Gio. Bene, oggi proviamo. Siamo passati al lato oscuro. Sì. Purtroppo sì. Abbiamo provato tutte le salse. Rosso-viola, come potete vedere. Però, per adesso, siamo un po' impantanati. E quindi, stasera siamo per il rosso-blu. E questa è la L'importante è lista. giocare rosso. Sì. E questa è la lista. Vediamo come va. Il mazzo in teoria è forte forte. Ora bisogna solo vedere se riusciamo a portare qualche risultato a casa. Però di base il mazzo è veramente forte. Ci abbiamo un sacco di carte forti nel mazzo, abbiamo l'ira di Dio. C'è tante cose belle. Tante cose Tanto. belle, poi comunque è leggermente più consistente del viola in late game, abbiamo il ramp. Questo su 1-2-2 in verità è più forte di quel che sembra, si guadagna resistant. E peschiamo, cioè pescare non peschiamo tanto in questo mazzo, ma se riusciamo a fare l'1-6 e entrare nel loop di pescare è micidiale. Boh, lo dobbiamo provare, comunque l'abbiamo visto tante volte in meta, non è un mazzo è semplice da giocare, ci sono tantissime opzioni, tanto mana, mamma mia. Allora si vola. Ciao Lea, benvenuto. Lui ragazzo, ti dicevo, con cui giocava a Magic, speriamo di convincerlo a passare il lato oscuro dei giochi di carte. Speriamo. Dai. Allora, io intanto lo modifico sull'Orcania. Ok. Va bene, si può partire. Ciao Tommy, buonasera. Oh, Tommy, grande. Oh, c'è anche Tommaso. Dai, bisogna arrivare almeno a 3 stasera. Cioè, cerchiamo di non perderne in maniera brutta. Si parte. Dai, in verità la prima mano è anche decente. Ah, sì. Vabbè, le prime 4 si possono tenere, cambi le ultime 3. Comunque le basta uno. Lo spello uno dell'artefatto, secondo me ne basta veramente uno. Io cambierei le ultime tre, non mi fanno impazzire anche Maui. Ma lui era umana. Ma va bene, addio. Sì, ma sto mazzo sì, si cambia, cambia. Sto mazzo è veramente forte. Non sembra, ma è veramente forte. Non Vabbè, fai t'ho draft. condiviso lo schermo. Sì, hai ragione. Condividi pure. Faccio. Sì, Sì, faccio draft. Drago Sì, fai Mana e drago. metto il Sì, Lecca-Lecca. l'artefatto. Sì, mette l'artefatto. Non me l'hai condiviso lo schermo. Infatti non vedo. Un attimo. Sì, no, fai prima quel che devi fare, poi. Cioè, l'avevo condiviso, te lo Sì, rifaccio. sì, sì. Però non vedevo. Ci Buono. sei? Sì, ci sono. Oh. Allora, sto mazzo in verità è meglio qui che sembra, perché riesci sempre ad aggredire molto questo mazzo, anche se non sembra. Corrubia Ametista. Allora, ma dipende un po' da come parte lui. Se lui parte bene non puoi mai vincere. Vabbè, mettiamo il drago sotto, facciamo il ragazzo con resistenza. Il drago lo mettiamo sempre sotto, tanto non serve a niente. In verità o rampiamo o mettiamo l'1-2. Potremmo fare l'1-2 perché abbiamo il follow-up il turno dopo. Comunque facciamo jump e l'artefatto. Sì, dai, per l'1 resistance. Sì, va bene. Comunque non è male. È intargettabile, c'è cioè resistance. Non è male. In verità control, cioè rosso-viola è sempre fortissimo, è veramente forte. Il problema è che questo mazzo può avere una
così enorme consistenza nel tirare gli spell che tu non riesci a difenderti. Va bene. Gran balampa. Ok. Pam, 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 pam. Allora, lui ha 3. Boh, qui potremmo fare anche l'1-1 per pescare uno e comunque già fare un danno a Simba, in verità. Quindi con noi attacco. Sì, attacca, comunque abbiamo resistenza 1 e se ne frega. Se fa rimbalzo bene, nessuno l'ha fatto. Boh, o si rampa o si fa l'1-1. Ma rampiamo. Vogliamo rampare? Allora, rampa. E sicuramente se vuoi lo potremo curare l'1-2, se no metti l'1-1 sotto e fai l'altro. Dai, dai, fai l'altro. Gioco. No, non t'ho seguito. Metti l'1-1 sotto e fai l'altro artefatto, dai. Sì. Poi c'è 4, schiamo 2, sì, tanto l'opponente gioca, cioè l'opponente non gioca agro, stupido, vado avanti senza pensiero, esatto, va bene, ho preso il pezzo sbagliato in mano, complimenti. Vabbè, facciamo sempre 1-6, no, dai, Sì. sì, pesco. 1, 2, vabbè, metti. Noi. Sì, quello va No. male. Noi altri. Esattamente. Peschi, pesca. Blu, e si passa. Arturo. Comunque piano piano comincio a essere parecchio, cioè parecchio gente sul board. Allora abbiamo 5. Vabbè, solamente attacchiamo e peschiamo 2, no? Cioè questo pesca 2. Sì. Allora, potremmo fare in verità il 2-3 e anche l'1-1, dai. Mana. Mana metti il drago, metti la tartaruga. Metti la tartaruga, non serve a niente, va contro di lui. Comunque non serve male, comincia a pescare uno scar. Non sarebbe per niente male. Vai, passo passo. Comunque abbiamo messo i 3. Messo 3 scar, 4 brat. Vai, lui sale, però non è quel problema. Sì. Vediamo se il prossimo turno riusciamo a rompere tutto il board. Sì. Questo era male, turno prima novello. Abbiamo fratello tutto il bordo. Sto pensando se vogliamo trovare tutto il bordo o vogliamo in verità. O se vogliamo in verità togliere poi quell'altro. Perché non dobbiamo togliere solamente tutti e tre? Sì. Vabbè, dobbiamo fare sempre Maui, dai. Facciamo sempre Maui. Sì. Ma fai doppio pezzo piccolo sul gatto. Sì. Poi
poi il 2-4 va dall'altra parte. Se no non riusciamo a tradarlo. Trada con Maui anche lì sopra. Vabbè, fai l'artefatto, pesco. Vabbè, questo lo mettiamo sotto, non serve assolutamente a niente. In verità potremmo, quindi curare non serve a niente, un po' si passa. Sì. Sì, non serve a niente. Serve solo riuscire a pescare con una rimozione. Basta pescare una, due rimozioni. Sì. Sì. 2, 3, sì, va bene. Ah, finalmente. Ah sì, questo. Questa pesca 2. Ovviamente ne pescavamo le 2. 1, 2. Potremmo in verità. Stavo pensando, se facciamo rade, togliamo l'illo. Va 18 e poi gioca la capra. Lo stavo pensando anch'io. Vabbè, dai, sì, dobbiamo farlo per forza. Sì, vabbè, e fai fare lo scudo. Il problema è che dobbiamo, voglio fare lo scudo, però se no poi non mettiamo il drago. Dai, metti lo scudo sotto, fai jump, dai. Però in open c'ho 4 carte in mano, quindi questo non serve a niente. Sì. Allora abbiamo 11 in mano. Vabbè, fai fermo 6, dai. Sì, che Sì. ci aiuta un po'. Sì, fermo Ok, 6. sì. Dobbiamo prima di tutto pescare. Dobbiamo all'inizio pescare 2. Credo che il granchio non serve assolutamente a niente, no? Fai. Boh, facciamo Ade. In Sì. Sono verità malefica. sull'1-1, eh sì, purtroppo sull'1-1 e si passa. Assurdo se non trova la capra ancora. Eh sì. Vabbè, possiamo pescare tre carte. No, possiamo rimuovere tutto il board. Eh sì, Sì, togliamolo, va. fai Ade. Fai Ade su Pascale quello stappato. Poi, stavo pensando, aspetta. Potremmo fare anche Maui qua, per mettere più pressione, però non so quanto serve mettere Maui. Non serve assolutamente a niente. Sì, non serve assolutamente a niente. No, no, trada, trada. Trada tutte e due, poi facciamo quell'altro. Voglio fare quell'altro. La volpe, giusto? Sì, mi fa una volpe. Il problema è che ora tutte le volte fa. La capra sono morte. Cioè, per sud dobbiamo pescare un'altra bratta. Vabbè, metti muovi sotto, fai l'artefatto. È arrivato un po' tardi. Sono detto, tre sono pochi. Boh, fai Gaston. No, 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 aspetta. Quanto mana abbiamo? 12. 17. In verità questa con l'1-6, dai.
6, 7. Vabbè, dobbiamo fare il drago, che non abbiamo altre emozioni, peccato. Sì, fai drago. Vabbè, fai. Boh, questo ci aiuta. Quanto abbiamo? 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6, 7. No, ma ora abbiamo 6, giusto? Cioè, Sì, ora facciamo più ora 6. 6. Si Poi va a quanto abbiamo in 9, totale? poi 9. Vabbè, questo è tiri 1, 2, sei vinto. Giusto, In teoria sì. no? No, l'euforia non è bella, la furia. Vai sul... Esatto. Non ho capito perché l'avversario ha fatto un drop solo. Ah, beh, ho beccato capra. Vabbè, sono morto. Vabbè. L'ha pescata all'ultimo turno utile. No, non bisognava rampare al turno 2, bisognava fare 1-1. Peccato, è uguale. Perché non abbiamo tradato il gatto, gli abbiamo fatto fare un questo in più. È uguale. E proviamo. Va bene, non mi ha pescato l'emozione troppo tarde. Però va bene così. Non si è partiti neanche male. Bisogna fare probabilmente drop one e non rampare. Rampare è rilevante. Comunque non abbiamo sfruttato il mana. Cioè abbiamo rampato, ma non siamo andati avanti il mana. Io il turno 2 avrei giocato Jump, così il turno dopo avremmo giocato Iram a 4. Sei? A te non volevi fare l'1-2? Ma se lui non fa gatto è morto sempre, cioè è obbligato lui a fare gatto. Ok. Boh, tieni Vratta, con questa mano Vai. si può tenere anche Vratta, secondo Va bene. me. Tanto se la maggior parte della gente gioca solo acro, almeno non ci poniamo problemi. Bello questo. Blu viola. Vabbè, metti l'1 2 sotto se va niente, tanto lui. Boh, forse ci serve Maui contro l'1-6 dell'avversario. A parte se sì, no, lo gioco di sicuro. Poi mitra Eliska. Sì. One jump. Sì. No, domande dalla chat. Ma in verità, domanda, secondo te quali sono i tier 1 del meta, prima di tutto? E qui che vuoi fare? Facciamo 1-6? Facciamo 1-6 per 1-6? O vuoi mettere Maui? No, dai, mettiamone uno. Mettiamone 1? Sì, dai. Va bene. Perché è difficile dire cioè... No, giallo grigio no, non è tiro 1, mi dispiace. Giallo grigio perde da ogni mazzo col rosso, ogni mazzo. E viola rosso dipende molto. La versione midrange mi piace, ma non mi piace giocarla a me come stile di gioco. Sì, è vero, è vero, Franci. È vero. Il problema di questo mazzo non è solo l'artefatto 1, ma è l'1-6. È l'1-6. Senza 1-6 questo mazzo non può mai vincere. E quello è il problema.
Qui che si fa? Si rampa? Ma, no, qui boh, ma mi sa possiamo tirare anche mano Gaston tranquillamente. Possiamo fare anche Gaston. Potresti mettere la lisca sotto. Ah, sì. Ma mettere Gaston. No, sto mazzo. Vabbè, ovviamente lo stiamo provando. In verità è meglio quel che sembra. È abbastanza consistente. Vabbè, qui non ho trovato niente. Boh, potremmo prendere in verità il 2-4. Tanto prima o poi troveremo qualcosa se non lo mettiamo in mano. Sì, chiaramente l'artefatto 1 è la base del mazzo, Francia. Quello sì. Beh, però l'ho preso, c'ha due carte in mano, eh. Pescato. Sì. Sì. Vabbè, qui facciamo 100% bratta. Tanto dovevamo già fare bratta, ora la facciamo 100 volte. Boh, qui boh, o portiamo 3 loro a casa o cantiamo. No, non si può cantare un 6. No, jump, stavo dicendo, canti jump. Ah. Così. No, vabbè, dai, facciamo mana, facciamo mana. Se canto. Si metti 2-4. No, non vuoi fare 3 di loro? Ah no, perché mi hai detto... No, ho detto si può, si può. No, no, anch'io preferisco fare lore. Ne facciamo 3. Dai, ci sta che un 2-4 ci saluti, no? Lui no. Sì. Dai, un 2-4. Tanto se non abbiamo artefatto non serve veramente niente. E via. Comunque ogni volta che io e Matteo ci giochiamo contro blu rosso parto in una maniera che... cioè, io e lui bestemmiamo ogni volta. Mette una pressione, mamma mia, sto mazzo. Questa mi pare bella. Vabbè, quando uno pesca così. Dovessi sempre farlo comunque, non per sminuirti. Poi io passo, non faccio neanche mana, tanto. Comunque secondo me i tier 1 non sono ancora ben decisi, secondo me si può, c'è ancora... questo infatti è una carta che io e Matteo non abbandoneremo mai più, ce la giocheremo finché possiamo. E... Matteo, quali sono i mazzi più forti del meta? Fare triplo jump al sesto turno, per esempio, è il mazzo più forte del meta. Sì. Allora, secondo me, allora ci sono 3 tipi di mazzi forti. Cioè, tutti i mazzi col viola, cioè tutti i mazzi agro col viola che sono tipo bianco viola, rosso viola, tutti i mazzi control rosso viola, rosso blu e mill. Secondo me mill è più forte di bianco acciaio, nonostante bianco acciaio è forte perché canti eccetera eccetera, ma secondo me è sempre inferiore a tanti altri mazzi, molto ma molto inferiore ad altri mazzi. Poi chiaramente lo dico perché a me non piace, io e Matteo l'abbiamo provato tante volte e puoi staccare l'artefatto, sì, tranquillamente. Secondo me non mi piace, a me non mi piace, è forte contro agro. Allora, giallo acciaio è il mazzo più forte contro agro, è il mazzo più forte, quindi lo rende di conseguenza uno dei mazzi più forti, però a me non piace. Io metterei noi. Secondo me, tu hai scelto. Penso che il tempo di Maui sia finito. E il tempo dei noi Esatto. sia arrivato. Semi-shit. Esattamente. Chiaramente, boh, il giallo acciaio è il mazzo più forte contro agro. Però sono messo offri da tutti i mazzi col rosso, tutti, secondo me, eh. Poi anche qui quel vedo, cioè alla fine anche in Germania, settimana scorsa c'è stato un bel torneo e ha vinto, mi sembra, o primo o secondo c'è stato un giallo acciaio, pesca pesca matte. Però, cioè, guardando le partite che ha fatto, l'ho giocato solo contro agro. Allora, insomma, vabbè, sono 1-6, 1-6, 1-6.
Un Maui, se no sta qua un la po' prima troppo pesca, prima all'infinito. pesca, prima pesca, prima pesca. Già, costa 4. Costa solo 4. No, Maui è veramente forte. Cioè, comunque un 6-5 rapidità, sto gioco è veramente forte, Francio. Comunque è fortissimo contro tutti i blu. Contro tutti i mazzi col blu è fortissimo, Maui. Contro quasi tutti i mazzi col bianco, cioè bianco acciaio a parte Cenerentola, se no poi ammazza tutti. È veramente forte, è una carta molto solida, però secondo me nel suo tempo è passato. Però in blu rosso ci sta bene, perché comunque se lo tiri di terzo turno comunque scoccia, anche di quarto, cioè è veramente forte, un 6-5. Ma qui tira il drago e se ne frega. Questo sono tutti. Questo poveretto non ha fatto niente. Questo è stato veramente annichilito. Facciamo un altro, dai. Prossimo mazzo che portiamo sarà Mill. Ci devo pensare un po', però lo proveremo e lo odieremo. Mazzo di 70 carte, 72, non mi ricordo neanche quante sono. Con la bestia nuova. No, ma infatti non è un finisher Maui. Maui, come nella prima espansione, è una carta che ti aiuta a togliere i bobboni che non puoi togliere. Boh, tieni solo l'1-6, Matt, noi. Adesso cambio tutto. Sì. Magari 2-4 si potrebbe tenere. Però ci sono carte migliori. No, boh. Tipo 1-2 è meglio. E in verità, no, fidati, Lea. Maui è meglio di quanto sembra. Nonostante forse non è più il suo meta. Guarda, bianco acciaio, eh. Vediamo come va sta partita. Boh, vabbè, lo mettiamo sotto Mavi a sto giro, dai. Comunque sono quello scudo piscone è meglio. Ma dipende, Lea. Dipende, Lea. Ma tante volte Matteo lo mettiamo mana e chi se ne frega, no? Perché comunque il bello di Mavi è che lo metti mana. E che te ne freghi, capito? Cioè, è una delle caratteristiche più importanti delle carte che sono inchiostrabili, no? Cioè che le puoi mettere come mana, che sono flessibili. Infatti lui, secondo me, è veramente forte forte perché ha proprio questa flessibilità. Allora, vuoi fare l'1-2 o vuoi rampare? Tu hai scelto, vuoi fare l'1-2 o rampi? Facciamo rampa? Facciamo Rampa. rampa, dai. Sì, rampa, rampa. Dai, togli l'1-2. Rampa. Fidati Lea, non è male Maui, diretta a me. Guarda te, vedi il gioco da qualche ora, io e Matteo abbiamo iniziato da maggio, giugno che testiamo. Sì. Quindi no, giustamente non sembra il metodo di Maui, ma è Maui veramente forte. È una bella carta, è più bello quel che sembra. Nonostante non sia perfetto, lo so. Ha anche dei difetti. Anche i difetti. Però, vabbè, Maui, scusami, non è una brutta carta, dai. No, no. Ah, è proprio solido. Comunque, con quel 6 d'attacco ammazza veramente tutta la roba pericolosa. Sì, ma infatti, Francio, ti capisco benissimo, non ti fa paura, non ti fa problemi. C'ha quel 6 di attacco, uccide tutti i pezzi giocati, che si giocano in meta, tranne una carta. È veramente, se no è veramente forte. Chi arriva? Campanellino, va bene. Cioè, tipo, lo vedi ora? Lui ha fatto un 4-5 a 6 che non fa niente. Se noi abbiamo Maui in mano e quello è uno delle sue win condition, a noi non ci fa niente però. Va bene, mettiamo il secondo sotto.
Facciamo il sondo 1-2 sotto. Potremmo fare l'isca. Mettere una carta. No, no, facciamo 100%. Metti l'1-2 sotto. Sì. Fai la lisca. Sì, metti lo scudo sotto. Non serve a niente. No, Ah, con ma la non si è già lisca. messo. Ah, Con ok. la lisca. E se qui avessi New World? Esattamente, tu tappi la lisca Sì. e metti lo scudo. Sì, metti lo scudo e fai jump. Non mi ricordavo. Sì, e se ora fa New World e noi abbiamo 6 mana, va Non mi bene. ricordavo, era pronta. Sì, è pronto. Ok, allora. C'è scritto metti una carta della tua mano sotto. Se no era ingiocabile. Un gioco blu Comunque da. lei. Comunque lei, se l'attacco è buono. Sì, vabbè, noi non giochiamo mai blu, ci devo dire anche questo. E infatti l'opponente sta fermo. vabbè, io dico che peschiamo due, dai. Peschiamo due, vediamo. Blu. 1-2. Vabbè, uno è mana. Sì. In verità potremmo tirare. Io metterei il secondo 1-6 sotto e farei lui 2-3, sai? Però poi, vabbè, ce lo scarta, Sì. mal che vada. Sì. E 1-6, mi hai detto? Sì, l'1-6 va via. E fai 2-3. Ti riprendi quell'altro in mano così almeno possiamo rompere questo. Alla peggio. Comunque è meglio mettere presenza in board. Sì, se rimane così. Comunque, se si pescava ora Scar sarà. Cioè, l'opponente non aveva più nessun pezzo in board. Non è male, Scar, dai, dai. Vedi, a parte questa carta qui, noi possiamo togliere tutte le carte, se no. L'opponente può fare New World, secondo Lo ringraziamo. me. Esatto, no, non ce l'ha. Insomma, comunque, beh, sta andando a cercarlo. Ah no, vuole tradare così, va bene. Nessun problema. Questo è completamente a caso. Questo gioco è completamente a caso. Vabbè, facciamo sempre Ade su Stindarella, no? Sì, non stavo pensando lei, ma se mai togli No, ma Tink. muore Campanella. Esatto. No, meglio fare Ade su Stindarella. Così poi finiamo il trade su Campanellino, quell'altro. Vabbè, comunque pesca prima con il cosino. Sì, lo scordo sempre. Vabbè, trado, dai. E via. Non c'è neanche bisogno di curare. Ma si No. può lasciare così. Con quello scudo possiamo anche non tirarlo ora. Vabbè, si passa. Cioè, vedi, una partenza come ha fatto l'opponente, eh? Cioè, chiaramente se tu giochi agro, cioè, ti stronca le gambe. Però se non giochi agro, che fai? Vedi, ora lui in mano. Sì, tira, 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 tira. Cioè, vedi, ora l'opponente si è loccato da solo e non fa più niente, capito? Vabbè, cura 2, 2-4. E tira uno scudo mana, l'altro tiri con la lisca, tiri l'altro 2-4, tu lo riprendi in mano, tutto avanti. Comunque la partita era finita il turno prima, l'ha finita. Comunque siamo al decimo mana, è il turno 6 è il turno nostro 6. Cioè, se l'opponente fa pesco 7 e scarto 7, ti danno noia solo se non rampi. Se rampi ti danno 7 carte nuove, cioè lo vuoi sempre. Di giallo viola o giallo acciaio? Allora, sì, ma io capisco l'idea, Franci, ma l'idea è giusta. Il problema è che proprio perché rampi, se tu lo tiri di terzo o lo tiri di quarto, l'opponent ci perde tre pezzi sopra, capito? E quello è il problema, che è talmente impattante, anche se non sembra, che tu li puoi togliere fino a tre pezzi.
Cioè, l'idea è veramente, ma veramente. Cioè, l'idea è una noia incredibile. Provalo. Provalo. Dagli una possibilità. Non è brutto. Toglio veramente tanti pezzi. Tipo Re 4-5 l'avversario, che è forse una delle arti più forti sue del mazzo. Cioè, te lo tiri. C'è rapidità. Che comunque avere rapidità non è male. Togli quel pezzo e quello è ancora vivo. Cioè, comunque 5 di vita non è poco. Sì, lo so, Francia. Non è male. Io comunque a me mi piace in blu, in rosso meno. In rosso meno, però in blu secondo me è forte. Dai, In facciamo viola l'ultimo meno. col rosso. E sì, scusami, in viola meno. Allora, in verità di bianco e viola avevamo montato una lista live economico, perché comunque cerchiamo di fare anche mazzi ABG, insomma, che costano pochi soldi, e il giallo viola con 40 euro te lo monti ed è un mazzo molto competitivo. E giallo acciaio avevamo montato uno, però Dio, cioè, abbiamo vinto anche quattro partite di fila, però c'aveva dei problemi. Si Sì. vedeva Sì. che a volte si loccava. Vabbè, la Lisca si tiene sempre. No, la Lisca la tiene. Questo cambia. Forse sì, dai. Cioè, abbiamo otto acceleratori a due. Va bene. Viola. Comunque lo vedi, cioè l'op... Ah no, ok. Ah, cioè l'opponente ha fatto il drop 1 sotto, ma va bene. Vabbè, metti il drago sotto. No, drago. Questo gioco a viola, cioè Un probabilmente rosso. giocherà una lista completamente a caso. O c'ha la curva 2 bloccata. E se Matteo c'ha la lista, te lo facciamo vedere Matteo. Se ha la lista. Oh, questo è buono. Beh, metti l'1-2 sotto, fai l'acceleratore, dai. Cioè, anche questo 1-2 a me non piace per niente, no? Questo 1-2 con resistant. Però se giochi... a me questo non mi piace per niente. Però se giochi contro Viola è veramente forte. È forte, forte contro Viola. Vediamo se questo. Quello con tre ade dentro, poi il resto è tutto viola. Prego, prego, Matteo. Questa è una bellissima lista che non so perché non la giochiamo. Viola giallo con lanterna, zero tuire. Ciao, che Mamma mia, mamma mia. ricordi. Dai, che ricordi? No, solo due, Lea, solo due. Vabbè, l'1-1 va avanti. Metti l'1-2 sotto, fai l'isca. Boh, metti Scar sotto, non serve a niente contro di lui. Cioè, se non mette pezzi non serve a niente Scar. No, il gioco è basato sull'unione di due colori. Solo su due colori. Purtroppo. Però ti posso dire che... No, Ramp con ruota è blu viola. Però insomma. Boh, io metterei il drago sotto con la lisca. Peschiamo due, dai. Sì. Sì, metto il drago sotto. Sì. Dai, pesco due. Sennò questo mana si mette Gaston. Però caspita, l'1-6. Se peschiamo due. Vabbè, dai, lo gioco. Abbiamo 8 pezzi a 1. Ci stai di pescarne uno ora. 8, esatto. Vabbè, fai pezzo 1. Vabbè, ci stai di pescarne uno, insomma. Boh, Certo. metti anche il drago sotto. O metti, no, metti uno 6 sotto, dai. Sì, se ne basta. Comunque siamo già a 6 mana.
Abbiamo 7 già in board, attacco con l'1-1. Sì, sì, va bene. No, il secondo drago non lo voglio mettere sotto, mi spiace. Si può giocare, sì, vabbè, ramp, blu, viola. Il problema di... Allora, il problema è che rosso c'ha le chiusure, blu ha le chiusure e viola ha le chiusure. Gli altri tre colori non ce l'hanno veramente le chiusure. E quello è il problema, è che non ce l'hanno. E allora... Yeah. E allora è un problema. Oh, questo... facciamo prima Gaston, dai. Sta carta mi piace un sacco, Leandro. Veramente bello. Prendiamo Ada. Sì. Questo 4-4, guardi 3, prendi una carta in mano, piace un sacco. Quello questo. 1-2 va a mano e via. Ti ricorda quasi una carta di Magic, dai. Il Cavaliere 1-3 blu delle Gilde. Quando aveva 13-14 anni si giocava con la carta. Il Cavaliere, se avevi pagato un bianco, rimaneva vivo, se no lo dovevi sacrificare. Sì. Buon Loplente, partito malissimo sta partita. Vuoi fare AD su Arturo o sul 4-3? Sì. Guarda. Sì, ma vuoi togliere la capra o Arturo? Io tolgo la capra, sai? Con AD? Sì, tolgo la capra. Arturo, secondo me, finché non fa qualcosa, non fa niente. Io tolgo il 4-3. Sì, sì, questa con entrambe. L'ho trovata, è la lista. Quindi dopo la partita pubblico. Sì, sì. E se ne parla. Questo 4-4 è veramente forte. Comunque guardare tre carte, prenderne una in mano non è male. Chi arriva? Ah, sta laggando. Ti vedi? Ah, sì, sta laggando un po'. Sì. Sì. Va bene. Sì, sì. Non serve a niente. Vabbè, rompi l'artefatto, fresco. Giusto, sì. Sì, sì, fresco. Questo dice? Quando, quando no, entri un oggetto. Gioco. Ah, no, soltanto però un oggetto. Soltanto... No, solo questo. Solo questo. Lecca, lecca. Esattamente. Gnam, gnam. Tanto l'ho preso la fabbratta. Prendi questo, tiri, peschi. Boh, questo lo metti in mano, dai, questo con entrambe. Tanto su me se metti un altro pezzo, cioè già così l'Obrand potrebbe fare ira. Comunque c'è 6 carte in mano. Sì, ho notato che i granchi, per come giochiamo noi, sono veramente inutili. E 5-8. E comunque li rompiamo tutti. Ho visto un po' di se lo giocavano, però boh. Io non si gioca nemmeno la coniglietta che distrugge... No, è quello infatti ci stavo pensando anch'io. Probabilmente è meglio giocare la coniglietta che giocare... 5-8. Va bene, esatto, questo. Boh, vuoi tirare un drago? Possiamo anche non tirarlo il drago, però. Però mi scoccia se li pigli in mano, sai. Dai, tiro sto drago, dai. Quindi il granchio, mano. No, metti 2-4. 2-4. E il granchio c'ha l'abilità uguale, però è molto più grasso. Sì.
Beh, quello questo. Via. Ma boh, se c'è un boh, non ho capito perché non ha fatto durante il turno prima, però magari voleva che tiravamo un buon drago. O non gioca avratto, non ce l'ha in mano. Poi ci sono delle persone che non giocano neanche Vratta, però insomma, non giocare Vratta è da inchiesta secondo me. Vabbè, dai, non giocare Vratta. Magari non ce l'hai in mano, eh. Comunque, quante volte non avevamo io e te Vratta dopo 30 carte pescate? Successo troppe volte. Infatti la sto cercando con disperato. Anche che se no non faceva Elsa. E la tiriamo noi. Oddio, però non vorrei perdere l'ora. Ti vorresti radare con l'1-1? Io andrei avanti passo. Sì. 5 lore. Dai, mi piace. Mi piace. Sto pensando. Boh, se tiriamo Scar, tradiamo, però boh. Beh, comunque solo se fa Maui. Vedi Lea? Se ora l'opponente faceva Maui, ci ammazza il 3-6 e poi lo dobbiamo tradare. Insomma. Boh, se non ha pescato Ira si potrebbe fare Scar. Sì, così lo proteggiamo. Tanto se non era morto. Se no comunque Scar questo 2 ed è stappato. Beh, non ce l'aveva in mano. Ci sta. Ci sta. Fagli vedere Bigiallo. Sì. Cioè. Qua. Come potete vedere, è un mazzo, cioè, fatto da comuni e non comuni, performante, molto, questo è un mazzo estremamente aggressivo, ragazzi, eh? Questo è un mazzo, chiudi gli occhi, vai solo avanti, vai solo avanti. E allora, questo non è l'agro più performante nel meta, non è il migliore, ma è quello più economico, cioè questo. Se hai zero carte, cioè Pascal costano 5-10 centesimi, le malefiche costano 1 euro, il Bifagol costa più o meno uguale, cioè non ci sono rare, cioè ci sono 4 Arturo, 4-3, il Merlino 2-3 e gli Ade, poi il resto sono comuni e non comuni. Non c'è, ci sono 4 super, no, 4 epiche, che sono i 4 Arturi, ma costano dai 3,50 euro ai 4 euro, 5 euro massimo. Cioè, se giocate un mazzo tipo questo, blu-rosso, cioè solo 4 Ade sono 80 euro. Cioè 60-80 euro, non so quanto costano. Però comunque, Ah, cioè. sì, una ventina. Cioè comunque 4 di quelli ci fai il mazzo anche foil, fra virgolette. E quindi, boh, pensateci. Cioè, 4 else costano 80 euro. E poi che c'è in blu rosso, le vratte costano 3, dai 3 ai 5 euro l'una. Gli scar, se li avete giocare, costano un condicino d'euro. Cioè, chiaramente questa è la versione più povera, però performa. Cioè, questo è il mazzo più economico e più performante nella sua economicità. Semplice, non costa neanche troppo montarlo, si gioca molto facilmente. Comunque, c'è tanti drop a 1, cioè, ci sono dei buoni card draw.
Non ci sono le malefiche. Se l'avete visto, non ci sono le malefiche, perché in questo mazzo 3 mana 2-2 pesco 1 non lo potete fare. Dovete fare l'acceleratore a 3, l'anno non mi ricordo neanche come si chiama, e per tirare subito più pezzi possibili. Con questo mazzo l'opponent non deve arrivare a 7, e con questo mazzo l'opponent non ci arriva a 7. Cioè, non sempre ci arriva a 7. E gli altri sono fortissimi perché vanno a riprendere Arturo di nuovo, o Merlino. Pinocchio 1 non c'ha bisogno di presentazione, anche quello lo potete prendere con Ade. Semplice e diretto. È un buon mazzo economico, ragazzi. Come il verde nero dell'espansione precedente che abbiamo portato sul canale. Questo è un mazzo semplice e diretto che vi consente di giocare comunque, cioè di giocarvela con tutti, ma con un prezzo contenuto. Quindi questo è un mazzo che consigliamo vivamente. Assolutamente. Questo è approvato. Allora, abbiamo tempo per l'ultima partita. E che possiamo giocare? Che mazzo ci hai montato? Cioè, orologio, Cusco, sere. Sì, a parte Cuzco è già vecchio. Esattamente, Brucaliffo, agro, agrono, patto, patta. Patto o patta, che era col patto, poi quello modificato e Sì. poi abbiamo ramp. Vai, il primo che scrive che giochiamo, lo giochiamo. Scegliete. Scegliete. Allora, come lo giocate? Ce l'hai? No, ce l'hai in mazzo questo pronto? Bianco-viola? No, ho cercato un'immagine che mi è passato, però lo faccio Si può sull'Arcania. montare, dai, Lo dai, monto. facciamo una partita veloce con questo. Come si gioca? Allora, migliorabile, in verità, se lo vuoi migliorare, togli il giallo, ci metti il rosso. Cioè, diciamo le cose come stanno. Anzi, sai cosa? Giochiamo rosso-viola. Acro, ci sta? Dai. Perché Sì. giochiamo. Allora, praticamente questo è lo stesso Non so mazzo. se vuole fare modifiche, da un po' che non lo giochiamo. No, questa è la versione di Artabax, mi piace un sacco. Ma sì, dai, c'è la tua arte preferita. Esatto. L'arte Pinocchio. preferita di Matteo è. No, Shere è Shere Khan. Quindi in questo mazzo c'è Shere Khan solo per lui. Ma il piano di gioco, Matteo, è molto semplice. Cioè, metti droppo uno, vai avanti, non guardi, cioè, chiaramente non ti fai tradare gratis. È forte perché c'è 4 rimbalzi a 1 contro gli avversari veloci. Non è troppo consistente perché è un mazzo comunque che cerca il trade. Allora, sta mano è fortissima. Bravo, Matteo, togli solo Merlino. Togli solo Merlino e Malefica. Però Malefica non pesco 2. Togli anche la Volpina. Sì, togli anche la Volpina. Se lo vuoi migliorare, Matteo, devi prendere il rosso. Sì. Devi giocare il rosso. Semplicemente giocare il rosso. Dai, metti 3-3 sotto, metti Tazzina. Tazzina è il drop 1 più bello di tutti. È Tazzina. Veramente bella Tazzina. Viene in mente. Boh. Sembra che caghi, però la tazzina è bellissima. E qui facciamo. La giocata? Eh sì, ovviamente. Facciamo Volpina sotto. Sì. Sì. Facciamo Volpina sotto. Questo Pinocchio, se partite, vi fa vincere le partite al turno 2. Quando entra, tappi un pezzo dell'avversario, tappi e addio tazzina. Cioè, addio capitano con la tazzina. Avete preso un valore che l'avversario, cioè, si sta già mangiando le mani. E poi ve lo rimbalzate. Bella carta. Bella comune. Secondo me si può giocare anche in agro. Aspetta, guarda quante carte c'ho nel mazzo l'opponent. 51. Ok, va bene. Vabbè, io e Bisogna stare Matteo attenti. abbiamo. Stare attenti. Vabbè, questa. Di sicuro. Boh, metti pesco 2 sotto, fai malefica, no? Sì. Sì. Comunque questo mazzo con rosso è meglio, perché
Perché è meglio col rosso? Perché hai le fu, le fu, il 2-2 a 2 che quando entra in gioco stappa il pezzo, è troppo forte, cioè con Pinocchio è invincibile, è troppo più forte, anche con Artù è troppo meglio, va bene, con quello cioè, aggredisci poco, mamma mia, questo è forte, vai, pescate 2, Canto. canta tu. Buono. Ci pensiamo. Metterei Queen e Pinocchio. Si può fare anche qui in E una Queen Pinocchio. mano. Sì, ci sta. Anche se la Queen. Lui dopo ci fa scarto 2. Giusto? No, gioco acciaio. No, Sì. va bene, ci sta. Sì, mette pressione. Si fa anche l'altro qui in piccino. E questo con entrambi, senza paura. Andrò gioca al cioio prima che fa grab. Passa un turno, un altro turno. Sì, almeno un altro turno. Almeno un altro turno. A 4 non può fare emozione. Domani se passi Matteo scarta Dragonfire. Dragonfire, sì, Dragonfire. Comunque domani se passi Matteo rimontiamo giallo viola e magari diamo ancora mezza modifica per vedere cosa si può migliorare, cosa non si può migliorare. Però il mazzo rimarrà praticamente uguale. Ciao, benvenuto Ciao. allo streaming. Ciao, grazie. Penso sia Filippo. E Non mi ricordo mai tutti i nick che neanche ci sono a io. giro. Allora, l'opponente ci ha detto che c'ha crab, quindi li giriamo tutti, chiaramente è Sì. uguale, li giriamo tutti, tanto li dobbiamo comunque girare tutti. E sicuramente facciamo il 3-3 su Pinocchio 1-1, direi. Sì. E passiamo. Anche se pensando se facciamo level up sulla regina, però tra con l'1-1. Chi se ne frega. Quanto abbiamo? 5. 5. Boh, ma quante volte l'opponente ora ci fa grab? Molto probabilmente. Dai, va bene così, dai, non insistiamo. Non insistiamo. Non insistiamo. Sempre una carta che teniamo in mano da scartare poi. Sì, infatti. Vabbè, In ti due tiri la Queen. regina? No, mi Ah. tengo, me lo tengo. Sì, mi tengo la regina io. Quella 5. Sì. Perché se per sbaglio comincio a girare i pezzi, poi comunque facciamo level up il turno dopo, sempre. Facciamo sempre level up. Non capisco perché l'opponente non ha tradato il turno prima. Quello non l'ho capito. Perché va a fare un micione 5-2-2. Ma che te ne frai? Cioè, non capito perché non ha tradato l'1-1. Capito? Cioè, quell'1-1 doveva tradare 2 turni fa. Quell'opponente Il sta Pinocchio. impazzendo. Esatto. No, sì. Questo. Anche Tutti. cioè doveva tradare semplicemente. Che pensi? Era un bluff, sì, Ma facendo. come un bluff? Come un bluff? Comunque ha Era. pescato ora 2. Boh, anche questo Lea è uno spento. Però mamma mia, davvero? Vabbè, shiftiamo sempre, no? Sì. Ripetiamo sempre, se ne frega. E vai con Malefica lì sopra, giusto? Oh, sì, dobbiamo andarci. Sì, Era facciamo su peso. Malefica. Fai su Malefica perché se peschi l'incabile ce la riprendiamo in mano. Mamma mia, troppo Esatto. forte. Esatto. Vabbè, qui in questo mazzo ci sono poche carte con l'incabile. Ha Sì, senso? sì, Oh, sì. 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 Oh, Almeno certo. abbiamo.
Pensavo essendo un discard. Lo so, Però ma abbiamo sempre un 4-3 in campo. esatto, E quindi. giri tutti, giri tutti, giri tutti. Sì, anche se fa campanellino se ne frega, tanto noi, il nostro piano, sì. Venerdì gioco sto mazzo, deciso. Sì. No, non lo so. Non lo so. Non ci vado al torneo, non so perché giocare. Esattamente, Leandro. Esattamente. No, comunque io giocherei a mazzo un po' più aggressivo del solito, quello sì. Ci sta comunque. Finalmente l'ho prente strada. Però quello. Con quello ci fai poco. Esatto, queste. Pescuno. Boh. Pescono, dai. Oh. Sicuramente fai mana. Vabbè, fai mana. Sì, fai mana. Fai gatto. E ci butti sopra i 3-3. Cioè, sì, serpente. Sì. Questa è la carta preferita di Matteo. Una volta con una tua creatura, combat fight con un'altra, guadagni una lore. E passo. Passo. Sì. È una bella carta. È una bella carta. Soprattutto. Con Maui. Mirror Match, no, è forte nei Mirror Match. E nei primi turni può fare. Chiaramente l'effetto è accumulabile, cioè se ne hai due, ne prendi due di lore. Bella, bella carta. Cioè, anche questa è una bella rara, cioè una delle carte più forti uscite in questa espansione. Sì, addio. Va bene. Fai scarto uno? No, niente, scarto uno. Vabbè, fai 3-3 su. Oddio, facciamo 3-3 su Malefico. No, aspetta. Sì, questa. Sì, questa. Se fai 3-3 su Malefia. Blu. Si può tirare, dai. Vabbè, è ovvio che l'opponente c'ha l'emozione, però che se ne frega. Comunque dobbiamo tirare ugualmente. Anche perché questo genio, secondo me, è molto disperato. Se aveva l'emozione globale la faceva prima. Anche se aveva un'altra Think e la faceva prima. Non aspettava di. Nah. Pescatore? Sì. Però ancora non ha detto niente. Comunque abbiamo tanti pezzi che ci danno più lore. Comunque lui non è alto. Quello scoccia perché pesca. Oh, questo è forte. Questo è forte per davvero. Questa. E lo facciamo su di noi, chiaramente. Anche questa è una carta veramente bella. Vabbè, e tiri su di due, dai. Sì. E abbiamo anche la capretta. Beh, la capretta. Anche la capretta, a notare, è una delle carte più forti. Ed è una comune di merda. È una delle carte più forti del mazzo. Sì, scarto. Era inutile tenere il 2-2 in mano, perché tanto c'ha tanti quegli scarti che tanto non ne esce. La domanda è solo se c'ha la rimozione per il 4-4, per i 2-2. Comunque acciaio sì, ne ha diverse, ma non troppe. Esatto. Non c'è rimozione, ragazzo. Questo ovviamente è anche il piano del giallo-violo. Controlli un po' il board, appena puoi metterlo in quel posto con i trade, guadagni un po' di vantaggio, perché comunque con l'altro mazzo c'è anche Simba, quindi riesci sempre bene a proteggerti nei primi turni. Questo c'ha Pinocchio. Un mazzo semplice, cioè comunque sono mazzi con insomma, poca spesa, tanta resa. Poca spesa, tanta resa. Sono mazzi recenti, ragazzi. E ci si può fare tranquillamente il risultato. Senti, io direi che per stasera è tutto.
È stato un piacere. Grazie mille a tutti quelli che hanno seguito lo streaming. Grazie Lea, che sei venuto a trovarci. Ti hai messo già il follow, e... grazie. Grazie mille. E ci risentiamo tanto privatamente. A tutti voi, ragazzi, un bacione. Rimetto la lista. Sì. Ciao, buonanotte. Ciao ciao. Buona. Ciao ciao.